Giovani musicisti, accompagnati dai loro genitori e affidati ai responsabili che li seguiranno durante intense giornate di studio musicale. Ha avuto luogo, nell'ultima settimana di luglio, il campo di studio organizzato dalla Scuola Musicale Poschiavo. L'evento si è svolto presso la Capanna Ape, che ha ospitato allievi provenienti dalla Val Poschiavo e dalla Valtellina. La giornata tipo coinvolge i ragazzi in circa 6 ore di studio musicale e solitamente si conclude con varie attività di svago nella serata, con dei giochi tutti assieme e ci si diverte anche. Dal punto di vista didattico ritengo l'esperienza che è molto vantaggiosa per ogni partecipante, in quanto a lavorare in squadra insomma è molto importante indipendentemente da quello che può essere l'età o il livello musicale. Prove di sezione al mattino ed insieme al pomeriggio. Studio intenso dunque, ma ripagato da partite al minigolf e gite in battello. Serate karaoke e pure un coinvolgente concerto degli Earth, Wind & Fire Experience, svoltosi in piazza del borgo di Poschiavo. Un'esperienza unica che racchiude diversità culturali apparenti, creando legami d'amicizia. Un bell'impegno organizzativo che si assume da ormai diversi anni il comitato scolastico, nell'intento di far trascorrere ai partecipanti una piacevole settimana in capanna. Quest'anno siamo giunti alla nona edizione del campo di studio che viene organizzato dalla Scuola Musicale Poschiavo, grazie anche al sostegno degli sponsor. Siamo molto soddisfatti per questa attività che riusciamo ad offrire ai ragazzi della nostra piccola valle e che finora ha sempre avuto un esito positivo. Siamo contenti che questa opportunità venga accolta anche da ragazzi della vicina Valtellina, però sarebbe anche bello avere qualche valligiano in più. E c'è chi si occupa del lato musicale, trascrivendo e adattando al meglio gli spartiti, in modo che i ragazzi li possano eseguire, e questo è tutt'altro che semplice. Sono ragazzi e quindi hanno delle competenze tecniche abbastanza limitate, per cui io penso che forse è più facile dirigere un'orchestra di professionisti che sanno già cosa devono fare, e quindi il direttore può chiedere il massimo della musicalità. Con i ragazzi bisogna partire ancora quasi dalle basi, dal ritmo, dall'equilibrio dei suoni, dall'intonazione. La musica sotto i riflettori dunque, ma dietro le quinte si nasconde la parte culinaria. Un'efficiente squadra guidata da Maria Grazia, cuoca per passione. È divertente, è iniziata l'anno scorso, è stata una nuova sfida per me, molto bello. Preparare da mangiare per dei ragazzi così è sempre molto interessante. Ho comprato tutto naturalmente in Val Poschiavo, cercando i prodotti di qua, e ho introdotto anche il biologico, visto che io ci tengo a fare una cucina biologica sana. Un impegno apprezzato dai ragazzi, i quali partecipano volentieri al campo. Questo è il sesto anno che partecipo al campo e vengo perché mi piace suonare e stare con gli altri. Questo è il primo anno che vengo al campo e me l'ha consigliato una mia amica. Sono venuto per suonare e farmi nuovi amici. Questo è il quarto anno che vengo, sono venuto per suonare in quanto è un'attività che mi piace svolgere, anche per incontrare vecchi amici di anni passati. Questo è il primo anno che vengo e vengo perché delle mie amiche che sono già state mi hanno detto che era bello.